amiche dell'OPFC, amici tutti, benvenuti alla 40ª edizione del Social Giornale. Sono tante, Beh, come gli anni di Minù, Auguri Minù. Auguri ancora, ma c'è una notizia, Davide, che volevo dedicargli in apertura, ma sono stato un po' indeciso fino all'ultimo, perché lo sai, Sì, mi è arrivata in redazione l'altro giorno la lettera di Barack Obama. Sì, voleva ringraziare. Hai verificato le firme? Ho verificato, Barack e Michelle Obama volevano ringraziare l'opificio Zappa per il contributo dato al territorio erbese e comasco. Sì, ma secondo proprio l'ultima cosa, dopo la cena ha detto: voglio complimentarmi con i ragazzi di Opificio Zappa. Dunque, grazie ancora Barack per questa lettera. E continuiamo invece a parlare di quello che succede sul territorio del Bese. Mostra dell'artigianato 43esima. Sono andato a incontrare Giorgio Melletti, presidente nazionale di Confartigianato. Ecco i nostri microfoni. Quindi lì c'è tutta una cultura del lavoro che ha fatto grande questo paese, che dovrebbe continuare a mantenerlo grande questo paese. Il problema vero è che dove nascono queste cose? All'interno delle comunità. Allora, io vivo a Roma, mi rendo conto che a volte non c'è consapevolezza delle comunità, non si rendono conto che non c'è stato questa senza importanza. Comunità. E nelle comunità che ci vivono? Giovani e non giovani. È da lì che parte la nostra cultura. Poi in Italia abbiamo una grande fortuna, quella di respirare la storia. Lei vede il colonnato del Bernini o alcune opere, a me piace il Rinascimento, ce le portiamo nella nostra cultura, il disegnare alcune cose, ecco, il combinare alcuni colori in un certo modo, arrivano da questa cultura. From USA to Italy, giusto? Certo, fondamentale evento per il territorio legato all'artigianato. Io ringrazio Giorgio e lo invito a venire qui a far spazio agli spazi di opificio e a stringergli la mano anch'io, perché tu hai avuto questo Ho piacere. Ho avuto la fortuna e l'onore. Invece, Davide, sì. Il nostro inviato questa settimana è andato a Erba, al Parco Mainoni, dove c'è stato la prima unione civile. Bravo, giusto? Non matrimonio, unione prima civile. Prima unione civile tra due persone dello stesso sesso, cioè veramente un evento epocale. Vediamo. Un grande passo per la città di Erba. Guardiamo un po' la nostra inviata. Beh, che dire. Qui in opificio siamo veramente contenti che anche a Erba sono stati garantiti i diritti a una coppia di uomini. Ecco, e proprio a pochi metri dal monumento dove si è celebrato questo primo matrimonio, questa prima unione civile, è partorito un evento bellissimo per la città di Erba, Davide, ovvero il primo Oktoberfest della città di Erba. Un vero successo, il tempo ha letto, partito nel pomeriggio con le nostre cantanti appunto della città di Erba, e si è sviluppato nella sera con un sacco di gente in piazza del mercato ad ascoltare ben due gruppi. Sì, esatto, ma io ho visto un sacco di gente, ho visto anche il Claudio che stranamente non ha detto niente su questa movida. Ha chiuso un occhio. Anche due. Ma anche noi due. Ne abbiamo aperti due, e il terzo invece è la cosa della telecamera che ha registrato in piazza il servizio. Vai Francesca. Buonasera spettatori, siamo qua in piazza mercato, marketplace a Erba per questa Oktoberfest. Riuscita bene. Davvero meritevole la Oktoberfest. Cosa è meritevole? Il consiglio di arrosticini esagerati. Vi consiglio i pizzoccheri anch'essi esagerati e ovviamente gli occhi. E la birra che sono celia, che non l'avevo, però tutti dicono che è molto buona. Lo confermo io, molto buona. Quindi la Erba è tutto, festa uscita bene, complimenti al comune di Erba, si vuol dire. Complimenti, buona serata. Ciao, ci divertiamo. Ciao. Sembra in forma Francesca Pozzoli, che ringraziamo. Bellissima, è la numero uno delle inviate ormai, ma chissà mai che questa ben accettata movida dal Claudio non influenza il consiglio comunale di giovedì sera, quando Zoffoli appunto, promuoverà una mozione appunto con oggetto movida e attività commerciali erbese. Ma infatti noi saremo lì, anche perché verrà riconosciuto il titolo di cavaliere del lavoro a cittadini erbesi che l'hanno già preso. Spettatori, ho perso il microfono, attenzione, ma riprendo il microfono per
raccontarvi e parlare sempre di lavoro, perché a Campobase, all'Ariofiere, ci saranno degli ospiti molto speciali e molto vicini a noi, Davide, Micelli e Berto, ve lo ricordo, il 2 novembre e il 4 novembre. Non mancate, perché è stata un'esperienza unica averli qui in Opificio Zappa. Esatto, ma... Vabbè, dai, parliamo di divertimento, Davide. Parliamo sempre di Opificio Zappa, perché i Leo settimana scorsa erano qua ad organizzare una festa, che è quella festa di Halloween, stavano preparando le zucche, così... Celebrata proprio ieri sera, eh? Esatto, loro hanno partecipato come organizzatori ed erano qua a preparare le zucche. Beh, festa riuscita, più di 1500 partecipanti, salutiamo Stefano Panzeri e tutto lo staff. Beh, dunque, un grande passa tutto l'opificio. Esatto, beh, anche la bomba meteo! A voi! Bomba meteo, ed eccoci qua, sociospettatori, per vedere il meteo a Erba nel mese di novembre, nelle frazioni di Villincino, Camioncino, Palloncino, Paravicino. Soprattutto avremo una zona di bassa pressione con neve nella zona di Cascina California, e invece a nord avremo nella Cascina Gobba nebbia per tutto il mese. Alla prossima! Tempo di saluti, sempre una tristezza infinita, ma prima di salutare questa settimana ringrazio il comandante Giglio, che ha raccolto il nostro appello e ha fatto prevenzione in piazza finalmente durante l'Oktoberfest. Finalmente, ci ha salutato anche la sveglia, Davide. C'era anche l'etilometro. C'era appunto l'etilometro, la prevenzione fondamentale per gli automobilisti. Salutiamo. Beh, io saluterei subito i miei amici Riccardo Riva e Callegari Filippo, che ho scoperto che ci guardano sempre. Salutiamo invece Francesca Malberti, Laura Pina e Alberto Barozzi, e infine salutiamo gli amici di Opificio Zappa, Elisa e Domenica, che ci seguono, pensa te, da Agrigento. Tutti nuovi video. Ciao. Che pensi?